Addominali scolpiti con lo slow fit in massima sicurezza per la schiena. Vediamo adesso tre esercizi molto semplici ma molto efficaci e sicuri. Il primo è il crunch e lo slow fit ci aiuta a rendere questo esercizio di potenziamento per gli addominali sicuro e piacevole. Vediamolo. Da questa posizione chiudiamo, facciamo fuori l'aria e torniamo giù in appoggio. È molto semplice, tutti lo possono fare, anche chi ha mal di schiena. Cosa da non fare è non salire completamente su, soprattutto se non ha mal di schiena. Basta e avanza la flessione del busto fino ad avvicinare il più possibile le coste al bacino. Se lo vogliamo rendere più intenso, soprattutto per coloro che fanno bodybuilding, basta uscire fuori, ognuno esce fuori quello che vuole, con le spalle. Ma non solo rendiamo l'esercizio più intenso perché andiamo a caricare l'addome, soprattutto il retto, ma guardate, andiamo a effettuare un allungamento completo del retto senza andare ad inarcare in maniera eccessiva, ma proteggendo la colonna, e questo ce lo aiuta lo slow fit. Quindi allunghiamo, quindi allungamento completo del muscolo, vado su, contrazione completa del muscolo, senza salire, vado giù, allungamento e contrazione, e vedete che la schiena è sempre in protezione. E fuori l'aria. Bene, scivoliamo e andiamo a fare un altro esercizio, il reverse crunch. Ci prendiamo sullo slow fit, pieghiamo le gambe bene a 90 gradi, ginocchia a 90 gradi, e andiamo a effettuare l'allenamento degli addominali mobilizzando il bacino. Su, sempre di poco, e scendo giù, fermandoci sempre qua, senza scendere giù assolutamente né a gambe piegate, ma assolutamente neanche a gambe tese. Quindi su, parto qui, chiudo e torno giù. E questi sono movimenti corti ma veramente molto intensi ed efficaci per scolpire il vostro addome. Andiamo a vedere poi come rinforzare gli obliqui e la parte laterale proprio dell'addome. Anche qui andiamo a allungare completamente il fianco, quindi allungamento completo, e poi contrazione completa, allungamento completo, contrazione completa. Vedete, sono tre esercizi molto semplici ma molto efficaci, e sul manuale Slow Fit potrete trovare tutta un'altra serie di esercizi, sono decine e decine di esercizi con lo Slow Fit per gli addominali, non solo, ma anche esercizi per migliorare l'energia, la flessibilità, per eliminare il mal di schiena e per tonificare tutto il corpo, dalle gambe, le braccia, la schiena e l'addome ovviamente.